oggi ha solo i fatti del ragnetto di corsa. Il Maggia ha scatenato una guerra tra bande nelle strade di Manhattan. Salve, salve. Che chiedete? Perché nessuno ha voluto ascoltarvi. Dovevamo ripulire la città, ritrovare il rispetto per la cosa pubblica e cacciare Spider-Man una volta per tutte. Non necessariamente in quest'ordine. Così che nessuno psicopatico potesse devastare New York per raggiungere lo stesso obiettivo con i suoi piani. Hammerhead vuole riportarci a un'epoca più semplice, in cui non esistevano diavolerie come i lanciaragnatele. E questo non è sbagliato. La vera indecenza è nei metodi. Attaccare la polizia, terrorizzare i cittadini, non sono un buon biglietto da visita per la nostra epoca semplice, come la bevanda infernale senza sodio che i dottori mi costringono a bere per la mia salute. Fa una pessima pubblicità alla soda. Nel frattempo dov'è Spider-Man, il salvatore della nostra città? Oh, mi devo stendere un attimo. Un attimo, c'è una parola chiave. Ripeto, ci segnalano una sparatoria al locale di Hammerhead, il bar senza nome. Inviate le unità disponibili. Qualcuno ha attaccato il bar senza nome. Devo arrivare lì prima della polizia e raccogliere informazioni. Da qua? Ma non si zooma con questo qua? Ah, era così. Grandioso. La fotografia è ancora la mia passione. Ok. Oh, non mi ricordo assolutamente come si faceva. 4000 metri? Aspetta. Quindi abbiamo completato tutto. Arrivato prima della polizia. Vediamo cos'è successo qui. Ci sono andati pesanti. Ma chi è stato? Yuri. E c'è un coltello. Non ho mai visto Yuri perdere il controllo così. Ehi, quella cos'è? Il nostro... Wow! Non avrei mai sperato di rivederti tutto intero. È un telefono. Carino anche hanno ricollegato... Chiamata da Vinny. Pronto? Gino, dove sei? La poliziotta ha fatto saltare il magazzino sulla terza! La poliziotta? Watanabe, o come si chiama? Ha distrutto tutto. Io porto i feriti al Mercy General, poi raggiungo gli altri e mi preparo per stasera. Sì, giusto un ripassino. Che succede stasera? Hai preso una botta in testa. C'è il grande show. Il capo vuole tutti sul pezzo. Datti una mossa e vai al punto di ritrovo. Il grande show. Hammerhead ha un piano per i padrini. Ma devo saperne di più. E la pista migliore è trovare questo Vinny. Spero di arrivare in tempo al Mercy General. Vuole farli fuori tutti insieme? Li riunisce, eccetera. Una cosa già vista, ovviamente. Prima di lasciare la centrale, Yuri ha detto di voler instillare paura. Ma più di quelle parole, mi preoccupa l'espressione che aveva. L'ho vista sul volto di troppi criminali, ma mai di un agente di polizia. Parlando di New York, pare che bisogna vedere se dove sarà ambientato stavolta, ma stanno facendo anche Division 3 a quanto pare. Perché il primo era New York, il secondo, se non ricordo male, era Washington. Vedremo, magari il prossimo è Chicago. Ho visto che in diverse serie TV c'è spesso Chicago. Una volta era tanto spesso New York, ma ultimamente c'è... Mercy General. Ok, scansionerò le chiamate telefoniche degli ultimi 5 minuti.
Se il mio amico Vinny è ancora qui, dovrei riuscire a rintracciarlo. Ci spero. Rilevo diversi segnali, ma devo avvicinarmi per riconoscere l'ID di Vinny. Ora devo solo isolare il segnale. No, non è Vinny. Dai, Vinny, fatti trovare. No, continuiamo a cercare. Ti prego, fa che sia Vinny. Non è il suo ID, cavolo. Ok. Devo guardare i punti bianchi, ok. Questo qui promette bene. Niente da fare. Andiamo, deve essere ancora qui. Ricordo che c'era un tasto per girare l'angolo quando correvi su. Mi sento una spia. Andiamo, andiamo. Sì, è lui. Grande, Vinny. Ecco Vinny. Meglio restare vicino, ma non troppo. Cioè, cos'è Vin Diesel? Ammered ha in programma uno show per stasera. E dubito sia Broadway o off-Broadway o teatro sperimentale da qualche parte a Ludlow. Aiutami, Vinny. Sei la mia unica speranza. Sale su una macchina. Pessima mossa, Vinny. Dove lo ritrovi un parcheggio come quello? Dopo aver rapito i padrini, Ahmed se n'è rimasto buono e calmo. Scommetto che tutto ruota intorno a loro. Devo solo scoprire di cosa si tratta e arrivare a Ahmed prima di Yuri. Accidenti, Vinny! Lungi da me insegnarti a guidare, ma potresti almeno far finta di seguire le regole. No! Questo deve essere il punto di ritrovo indicato da Vinny. Potrei origliare in giro e raccogliere informazioni sul grande show. Mi dispiace un po' che in realtà, parlando di New York, il secondo è comunque ambientato qua, quindi voglio dire, l'ambientazione sono sempre, è sempre quella alla fine, di base. Vedremo. Conversazione, come che faccio a ascoltarla? C'è qualcosa? Bussare ora? Cambio della guardia, ora tocca a me, grazie. C'è qualcosa? Non so se mi conviene. Che cos'è? Fa una pausa. Entra nell'edificio per ascoltare. Dai. Allora, quando andiamo al cantiere? Più tardi, il capo vuole la luce giusta. Drammatico come sempre. D'accordo, fammi sapere se vedi Gino, ok? Gli avevo chiesto di aspettarmi qui. Qualunque cosa succeda stasera, il teatro è un cantiere in costruzione. Ma quale? Ahmed ne controlla una mezza dozzina. Mm.
Non ho capito, lui ha detto di eliminarli furtivamente, ma non mi sembra che ci sia un problema. Comunque lui diceva... che vediamo le conversazioni. Magari su quell'altro edificio, non credo. È comunque lì. Cioè, è sempre dentro l'edificio? Ma no. Ascoltiamo questa, si può ascoltare questa? Aspetta, stasera siamo nell'East okay. Side o nel West Side? West Side, idiota, andiamo. Sì, sì, ancora anche quelli là allora. Sai, sono fuori dal mondo. Un cantiere nel West Side. Il cerchio si stringe, ma non abbastanza. Devo trovare altri indizi. Questi però sono staccati. Dov'è finito Gino? Doveva pensare lui al cemento. Lo spettacolo inizia alle 9, non possiamo cazzeggiare. Controllo io le betoniere. Alle 9 sarà tutto pronto, promesso. Lo spettacolo inizia alle 9. Buono sapersi, ma dov'è il posto? Ma in che senso questo? Cioè, funziona solo quando ci siamo attaccati, non è che... Vediamo se c'è qualcosa da questa parte. Forse qua? Sì. Ma com'è? Qua? È il cantiere vicino alla fermata della A sulla 34esima. La linea G non passa neanche da Manhattan. Scusa, sai, vengo dal New Jersey. A sulla 34esima. Ho capito. Un cantiere vicino alla 34esima. È Hudson Yards. Ok. Hammer dà in mente qualcosa e ha portato i padrini a Hudson Yards. Per non correre rischi, meglio pensare subito alle sue truppe. Ciao. Si riferisce a queste, eh? Attaccare o no? Cosa ci fa qui dentro? Sì, direi che sono finiti. Ok. A quanto pare il grande show è stasera. Perché ho la sensazione che questa storia non finirà bene. Ok, è l'ora dello show. Spero non sia richiesta la cravatta. Ma perché Hammerhead non è un normale boss del Maggia? Sai, di quelli che gestiscono aziende della nettezza urbana, indossano tute, mangiano polpette e magari si concedono qualche truffa.
Perché deve avere queste ambizioni? Forse è colpa della placca che ha in testa. Spero di essere in vantaggio su Yuri. Se dovesse trovarsi faccia a faccia con Ammered, potrebbe compiere qualche follia. Cioè, mi fanno trasportare, quindi. Preferivo l'altro costume. Aiuto! Tirateci fuori! I padrini del Maggia. Chi si rivede? Il ragno. Giusto in tempo per la trasmissione. Trasmissione? Buonasera, New York. Preparatevi a un grande spettacolo. Il cambio della guardia. Come si chiama lo snuff movie, no? Non è esattamente il termine. Quando onore e lealtà non erano parole vuote. Quando il Maggia era temuto e rispettato. Da oggi tutto tornerà come prima. Aiuto! Aiuto! Vorrei festeggiare insieme a voi. Niente paura. Ci rivedremo molto presto. Devo arrivare ai comandi della betoniera prima che sia tardi. Fermata. Per ora. Devo tenerli lontani dai comandi. Non devono arrivare alla betoniera. Faccia del danno. Cioè, questo cosa voleva spararmi? Vedi com'è che si... com'è che rompono le palle questi qua. Si è avvicinato per spararmi i rocker. Questo lo fa. Sei pronto per la nuova New York? Nessuna traccia di Yuri. L'ho battuta sul ferro. Mi sa che quello che stiamo sentendo arriva. Ammarad, guarda avanti, eh! Il cemento è salito a metà. Forza, forza! Praticamente questi qui ogni tot vanno lì. Problema risolto. Per adesso. No, hanno riacceso la betoniera. Per loro. Dicono tutti che gli scudi sono una figata, ma onesta... Correte alla betoniera! Vuoi assaggiare il cemento come loro, ragno? No, hanno riacceso la betoniera. Un'altra talpa. Ci sono anche i portabicchieri lì dentro. Ehi, come li hai chiamati? Talpe? Ma che hai nel cervello? Ma che vuoi? Inventa tu un nome migliore. Riaccendete la betoniera! Devo allontanarlo dalla betoniera. L'hai detto? Ammarad, guarda avanti! E ora sta per prendere il... No, no, no! Il sistema è in cortocircuito.
circuito, non si spegne. Spara sul retro. Devo usare le ragnatele sulla betoniera. Reggi, ti prego, reggi. Sono coperti fino al collo. Non va bene. Cioè devo farlo da dove? Non va bene da qua? Posso aggiungere a prova di cemento tra gli slogan per la tela. Deciso di farti male. Ammered sta per rendere questa città forte come una mano. Restate calmi, vi tireremo fuori di lì. I padrini sono al sicuro. E adesso pensiamo a quella testa piatta. Complimenti, ragno. Mi hai rovinato la festa, ma non importa. È il bello della diretta. Ti piace? È il progetto Olympus in azione. L'ho finito mentre ti divertivi con gli altri boss. Ha finito lui. Ultima trovata degli stilisti parigini. Mi spiace, ma il metallizzato non ti dona affatto. Voglio solo ridare lustro ai criminali locali, ma serve una guida a lungo termine. E io sono a prova di bomba. Quel corpo sarà anche a lungo termine, ma tu resti un pazzo. Sono solo un esperto di pubbliche relazioni. Pare che la città non prenda più sul serio il Maggia. Non ci rispetta. Ma quando ti ucciderò davanti a tutti, la situazione cambierà. È ora di tornare ai vecchi tempi. Immagine. Oh! Immagine se era da solo questo furbo. Ancora uno, no. Yuri Watanabe ti manda i suoi saluti. Quella buffona da due soldi non ha la minima speranza contro di me. È solo lui o no? Ce ne sono anche altri qua. Sì, posso attaccarlo appena dopo la carica. Come dare pugno a un muro.
ferma dopo la carica vulnerabile. Ne ho conosciuto di teste dure in vita mia, ma mai così dure. Fermo, sei in arresto. Dubito. Allora, trasformarti in un crimine contro la natura non è stata poi una grande idea, eh? Forse non hai afferrato il concetto di lungo termine. Il vero mage è paziente. Sa aspettare il momento giusto per... Yuri! No! Yuri! Non farlo! Capitano! È impazzito! Ma gli sta facendo qualcosa l'armatura? L'altra volta mi hai detto qualcosa sulla paura. Come ti senti adesso? Direi elegante. Anche si vede la fronte di nuovo. Continua. Ok. Vabbè, questo è stato molto più incentrato sull'azione, vabbè, però ci sta. Anche perché appunto in realtà è chiaramente una trilogia, è chiaramente qualcosa che va valutato tutto insieme, no? Quindi non a sé stante. È come proprio un capitolo a parte, diviso in tre. Vedremo, è molto probabile che faranno una cosa simile. A proposito, il 2 è partito alla grandissima, mi sembra addirittura... Quando ho guardato io era tipo 91% di media con 91 recensioni in quel momento, già 91, ma poi dopo ho visto che erano 94, eccetera, sono salite. Tante, cioè da quello che ho capito comunque il gioco più mantiene ancora le secondarie come sappiamo e quindi boh, vorrò vedere perché è andato un voto che mi sembra altissimo, non vorrei che siamo partiti un po' di... Visto l'acquisizione di Microsoft della Activision Blizzard, non vorrei che hanno iniziato a foraggiare per... Non lo so, vedremo. Qualcuno ha dichiarato qua il migliore gioco i supereroi, però poi si dimenticano i Batman, per esempio. Quindi lo vedremo venerdì o al massimo settimana prossima, perché poi bisogna vedere quando arriva venerdì, poi il weekend sono via, vediamo. Spero di riuscire magari a fare comunque un'oretta di registrazione, una cosa del genere. Il problema è che se devo partire velocemente con Miles. Comunque vai, saltiamo qua e proseguiamo. Aiuto ne va. Mi dispiace no. Per il capitano, ma almeno quel mostro è morto. Ne sei certa? Cioè, risultava morto in quel modo? Pensavo che appunto l'aveva colpito di striscio, scusa. Togliendogli l'arma e... siringone qua. Ah,
Ok. Mandibola di vetro. Nuovo. Costume, vediamo com'è. Aspetta, aspettiamo un attimo. Tra l'altro mi è venuto in mente che potrei anche potenziare i gadget, anche se c'era un limite sicuramente, visto che non l'abbiamo ancora fatto, perché anche le ranatele base fanno schifo. Non so, adesso guardiamo un attimo, adesso allora andiamo sul costume, guardiamo appena partiamo col secondo. Questo qui manca ovviamente tutti i covi, però non ho il tempo, ve l'ho già detto.